Cos'è un rinoceronte? Abbiamo trovato un rinoceronte, ma mi prendi in giro? Guarda che grosso, ragazzi! Ragazzi, fuggite! Aspetta un attimo, cos'è quello? Un cavallo o una zebra? Probabilmente una zebra. Ciao, bellissima cre... No, mi fuggi via! Ciao, io sono Telonio Borghese e oggi sono qui per giudicare un ristorantino davvero esclusivo. Ci troviamo nell'antica trattoria dell'Amazzonia preistorica, un posto che ha una location davvero incredibile. Prima di tutto il ristorante si estende per 6 km quadrati tondi tondi, quindi davvero i posti a sedere non mancano. E il menù è davvero qualcosa di incredibile. Allora, qui con noi abbiamo Giulio e Claudia, loro adorano il pesce. Ma tu, Giulio, mi sembri più un tipo da bistecca di bisonte piena zeppa di vermi. Quindi non ti preoccupare, come ho detto il menù è davvero qualcosa di esclusivo, soprattutto perché in questo ristorantino il cibo ve lo dovete cacciare da soli. Ma io sono stato previdente e ho squartato ieri per Marco e Francesca il nostro bisonte. Ecco qua, come potete vedere è pieno zeppo di gustosissimi bigattini. Quindi ragazzi, mangiate finché non siete completamente sazi. Ma state attenti, perché in questo posto non ci sono solo clienti, ma anche pericolosi predatori. Davvero, il prezzo di questo posto? Solamente la vostra vita tonda tonda, perché se non state attenti un predatore vi potrebbe divorare la faccia e pertanto sarete voi a finire sul menù. Una cosa la dobbiamo dire, il servizio in questo posto lascia un pochettino a giudicare, non ci sono camerieri, la carne viene lasciata lì a marcire, pertanto effettivamente gli do un 5 tondo tondo. Scusate, no, signora, mi faccia passare, no, io non le do 10 euro per un tramezzino, signora, questa è casa mia, mi state svaligiando il frigorifero, mi faccia parlare col direttore, porca di quelli per porca. Scusi, signore, porti pazienza, cosa ci fate in casa mia? Ciao, sono Telonio Borghese, e tu come ti chiami? Salve, scusi, sono il proprietario, sono il signor Telone. Ah, ti chiami come me? Ciao, sono Telone Borghese. Ho capito, per favore, se ne vada da casa mia. Mi avete buttato via tutto l'arredamento ed è pieno di tavolini e sedie. Mi avete chiesto 10 euro solo per entrare in casa mia. Signor Telonio, non si preoccupi. Lei mi sembra un tipo da bistecca di bufalo. E guardi nel gioco, sta arrivando un bufalo proprio adesso. No, scusi, guardi, io mangio solo pesce, personalmente la carne non la mangio, quindi casomai mi serva altro. No, io ti darò una bella bistecca di bisonte piena di bigattini. Signor Borghese, porca di quelli per porca, vada via, eh. Anzi, sai che ti dico? Questo posto mi fa un attimino cacare. La location gli do un voto 5 tondo tondo. Signor Borghese, se non se ne vale do un calcio in culo da 10 tondo tondo. Fuori di qui. Ma dimmi te, salve a tutti, io sono Delon Gamer e benvenuti nel mio nuovo ristorante. No, e benvenuti in questo nuovo video di Ancestor. Oh, guardate, c'è il nostro bisonte portaspilli che lo scorso episodio non ero riuscito a far fuori. Che piacere rivederla. Porco cane, l'ho colpita 26 volte e sto cavolo di creatura continua ad andare in giro tranquilla. Ma dimmi te, e scappa via. Beh, una cosa è certa, da quando siamo arrivati nella savana la nostra vita si è complicata davvero tanto. Ci sono creature molto resistenti e altamente cazzose, ma soprattutto, come potete vedere, già dopo le 9 del mattino fa un caldo bestia da morire letteralmente. Non possiamo trovare riparo neanche all'ombra. Ci sono letteralmente 40 gradi che con sto pelo, voglio dire, sto sudando come non ci fosse un domani. Questo signor Borghese non l'aveva detto del ristorante, altro che location 10. Porco cane, che succede? Mi sono spaventato tantissimo. Ci sono dei clienti del ristorante che stanno litigando. Mi sa che vince il coccodrillo. E invece no, a quanto pare il coccodrillo ha semplicemente ferito il bisonte. E vabbè, come ho detto, questa zona è altamente pericolosa. Guardate, ci sono i bisonti qua che si stanno abbeverando. Oh mio Dio, Boni, state buoni e fuori dalle scatole, Questo lato del ristorante è mio, porco di quelli per porca. Ehi, borsetta ambulante. No, vai via, borsetta ambulante maledetta. Guarda che attacca la mia scimmia, porca di quelli per porca. Vieni qua, maledetta borsetta, pussa via. Oh, mi sta per attaccare, mi sta per attaccare. Ti insegno io a farla. Oh, l'abbiamo shotato. No, porco cane, ce l'ha fatta a scappare. Porco cane, mi ha ferito il mio collega però. E neanche a farlo apposta, questo posto è così incasinato che mi ha fatto crashare il ristorante. Volevo dire crashare il gioco. Allora, stiamo lontani dalla maggior parte dei pericoli. E anche le iene. E buoni 10 secondi. E levatevi dalle scatole che non ne posso più. Ma quanta gente c'è in sto cavolo di ristorante?
Allora, volevo cercare di raggiungere quella roccia laggiù. Mi ricorda molto quella del Re Leone, perché di quella porca siamo nella savana. Mi pare un bel luogo da visitare. E ovviamente vengo colto dalla paura. Però aspetta, siamo fortunati perché non devo stare ad analizzare tutto quello che c'è attorno a me, ma posso subito legnare il mio piccolino. Maledetto che mi ha chiesto il menù per i bambini e costa un botto in sto cavolo di ristorante. Il problema è che questa parte della savana c'ha anche l'erba alta. I Pokémon non mi aspetto di incontrarli, ma di sicuro ci saranno un bel po' di predatori. Quindi di tanto in tanto, come potete vedere, ti parte anche il filmato automatico in cui altra gente si divora. Oh ragazzi, sto ristorante è strafrequentatissimo, sta andando davvero di moda quest'anno. E mi sa che la iena non tornerà a casa molto presto. Hai fatto uccidere la iena a un Makairodo. Non c'entro niente, io non ho fatto nulla. Anzi, mi sa che la tigre era qua vicino, porca di quelli per porca, l'ho sentita ruggire dietro di me. Ed inoltre, vista la grande scarsità di acqua in questo posto, è cosa buona e giusta stare il più vicino possibile all'unico corso d'acqua che attraversa l'intera savana. Però dai, ridendo e sopravvivendo agli stermini, siamo arrivati praticamente vicino alla roccina. Sento una tigre che ringhia, sento una tigre che ringhia, veloce, perfetto, sono riuscito a craftarmi un bastoncino giusto in tempo. Maledetta, guarda che ti faccio finire nel menù, Rompi scatole, sto posto è davvero pieno zeppo di predatori. Non mi aspettavo una situazione così brutta. Guardate, ci sono anche degli uccelli, cosa siete, delle specie di fenicotteri preistorici? Non penso che li possiamo cacciare, tuttavia. La rottura di scatole è che con tutto questo caldo, ovviamente, dovremo bere molto di più. Quindi stiamo attenti e per adesso divertiamoci a scalare la roccia. Se sopra ci trovo un re leone che mi aggredisce, gioco ti disinstallo. Solo io in una giornata in cui c'è 40 gradi all'ombra, mi metto a scalare le montagne. Ah, sento rumore di qualcosa, mi sa che abbiamo trovato forse una nuova pietra. All'improvviso l'Argentavis! No, che ha ucciso mio antenato, porchi quelli per porca! Ah, è un falco giocoliere! E infatti, guarda, di una simpatia davvero incredibile, porco cane! Vedi velocemente di afferrarmi la pietra? Credo che sia un rubino. Sì, non l'abbiamo mai incontrato, ottimo. E così abbiamo trovato l'ennesima pietra preziosa di cui non sappiamo cosa cavolo farcene. Senti, lascialo lì che è meglio, recuperami l'ossidiana e vediamo di scendere a sto posto molto in fretta. Oh beh dai, da qua su c'è una vista davvero magnifica e possiamo vedere quanto si estenda effettivamente la savana. È bella grandina, se ho capito bene, più in là c'è il mare e anche un pericoloso deserto. E questo sembra essere l'unico corso d'acqua che taglia in due la zona. Sarà difficile trovare un'oasi in cui potersi rifugiare. Allora, scendiamo molto velocemente, anzi vediamo se c'è anche un bel punto di interesse. Ah sì, eccolo qua, si trovava praticamente in fondo alla roccia del Re Leone. Per fortuna non ho trovato predatori in cima, a parte le aquile, anzi no, cos'è, il falco giocoliere, ma dimmi te. Ed è l'oasi della freccia di roccia. Guardate che posto, oddio, come oasi in sé non sarebbe neanche male. C'è anche un piccolo corso d'acqua interno che ci permetterebbe casomai di proteggerci dalle notti più fredde, perché qua di notte la temperatura scende davvero tantissimo. Beh, segniamocelo come posto. Oh oh, che succede? Mi sa che abbiamo attivato un nuovo meteorite, neanche a farlo apposta. Gli animali stanno fuggendo, come potete vedere, ma noi siamo pirli e invece rimaniamo in zona. Ok, è precipitato poco distante da dove ci troviamo noi. Oddio, come posto in cui farci la nuova base. Oh, buongiorno. Stavo dicendo, come posto non è male effettivamente. E ci trovo una tigre che si stava abbeverando. Proviamo a spaventarla, ragazzi. Intimorite la maledetta. Pussa via. No, non è intimorita, anzi adesso si accorta di noi. Non è stata una grandissima idea. Vuoi vedere che è rimasta bloccata lì in qualche modo? Ok, evitiamo di romperle ancora le scatole e allontaniamoci in direzione opposta. Ok, lo ammetto, forse non è il posto più sicuro di questo mondo. Inoltre, mentre la telecamera faceva quel volo dall'alto, ho notato che ci sono degli strani cumuli di roccia qua in parte. Oh, ovviamente devo sconfiggere prima la mia paura. Dannazione, sto posto è pieno zeppo di pericoli. E laggiù vedo anche un bel po' di iene, 5 iene della serie è meglio abbondare. Sconfiggiamo la paura molto in fretta perché queste sono pronte a smangiucchiarci di brutto. Oh oh, sono in movimento. Allora, teniamole d'occhio della serie si sa mai. E nel frattempo diamo un'occhiata. Cosa sono? Sembrano dei giganteschi formicai. Tizio, stai lontano che se sono formiche ti mordono, quegli africani sono bastarde dentro. E abbiamo trovato un nuovo sito di raccolta, il cumulo delle termiti. Ma che schifo! Peraltro noto che i meteoriti non sono caduti poi tanto in là. Ehi, 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 buongiorno, Che piacere rivedervi! Ne possiamo far fuori un paio? Oh, questa l'abbiamo uccisa! Questa l'abbiamo uccisa di brutto, perfetto, one-shottata. Vabbè, quanta violenza! Ma basta, santo cielo! Ok, le altre dovrebbero lasciarci stare, spero. E abbiamo casomai la bistecca da provare per il ristorantino del signor Borghese. Vediamo un po' se posso anche mangiarmi le termiti in qualche modo. Oh, cos'è? Un rinoceronte! Abbiamo trovato un rinoceronte, ma mi prendi in giro! Da dove è spuntato? Guarda che grosso, ragazzi! Ragazzi, fuggite! Ok, rinoceronte bianco del Miocene.
Porca di quelle iperporca, mi sono cagato in mano. Sto posto è stra pericoloso. Volevo leccarmi due termiti, santo cielo. Ok, sembra che il rinoceronte se ne sia andato. E se ho visto bene, c'è un punto di interesse poco distante. Porco cane, stanno arrivando anche i bufali. Ma davvero quanta gente c'è in sto cavolo di ristorante? Tigre non so da dove. Tigre non so da dove. Schifo, porca di quelli per porca. Mi sono cacato in mano, eccola lì. E quella di prima, adesso invece ti trapasso di brutto. Cucca che tutto il mio bastoncino. Olè! Oh, l'abbiamo anche uccisa. Vabbè, stiamo facendo di quelle stragi incredibili. Ti insegno io a farmi prendere un colpo. È un Makairodo bianco stavolta. Quindi abbiamo completato una nuova conquista evolutiva da super predatore. Basta, lasciatemi star 5 secondi. Ma non mangio più da queste parti. Yay! E abbiamo maturato anche il neurone dell'agilità. Anche quello del mi sto cacando io addosso però, eh. Allora, se vogliamo cibarci di questi formicai, probabilmente ci dovremmo craftare un bastoncino piccolo. Porca di quelli per porca, nel frattempo ha iniziato anche a far freddo. Vediamo un po', secondo me è l'unico strumento che potrà estrarre ciò che ci serve. Credo che siano tipo monouso, vediamo un po'. Posso estrarre, ok. E adesso possiamo anche analizzarlo da vicino e scoprire che, deve essere qualcosa di gustosissimo, eh. Lo spiedino di termiti deve essere una cosa meravigliosa. Termiti raccoglitrici, mangiale così, anche i bambini le vogliono, santo cielo. Tra il McDonald's e le termiti, ai bambini, guarda, cerco sempre di servirgli un bel piatto di gustosissime termiti. Ed in verità ci possiamo mangiare ben più volte, come potete vedere. Non riempiono la barretta più di tanto, ma voglio dire, sono termiti gratis che ti fanno anche il solletichino alla pancia perché sono ancora vive e stanno cercando di uscire violentemente. Perfetto, la tigre che pattugliava questa zona sembra essersene andata. Quindi per stanotte dormiamo alla diace. Domani mattina continuiamo ad esplorare questa cavolo di pericolosissima savana. Perfetto, è l'alba di un nuovo giorno, ma soprattutto nessun predatore ci ha attaccato. Casomai vediamo di memorizzare la posizione di tutti questi nidi di termiti, che ci torneranno utili casomai in futuro. Come ho detto, non nutrono più di tanto, ma voglio dire, sono un pasto gratuito, quindi non stiamo a lamentarci. Inoltre c'è anche una nuova bacca che ancora non abbiamo mai provato. Dovrebbe essere abbastanza nutriente. Oggi stiamo provando una quantità di cibi davvero incredibili. Abbiamo trovato una bacca di carissa. Devo ringraziare il signor Borghese che effettivamente mi ha consigliato questo posto, perché davvero la varietà di cibo è incredibile. Ragazzi, mangiate anche voi veloci, che ieri sera non vi ho fatto mangiare nulla. Oh, questa zona è anche piena zeppa di bisonti. Stiamogli alla larga e dovremmo aver raggiunto praticamente un nuovo punto di interesse. Però dannazione, se l'erba fosse un pochettino più bassa potrei capire meglio le minacce attorno a noi. Nuovo punto di riferimento scoperto, l'oasi del bacino del bufalo. Beh, effettivamente si era notato che è pieno zeppo di bufali. Probabilmente è qui che loro si vengono ad accoppiare. Ui là, sta salendo anche un vento brutto brutto. Allora, proviamo ad avvicinarci alle zone dove sono caduti i due meteoriti, perché se ho visto bene ci sono altri punti di interesse che possiamo scoprire lungo il percorso. Però davvero di zone che ospitino la vita non ce ne sono più di tante. Vuol dire, la savana è un luogo davvero molto difficile in cui vivere. Per mia fortuna l'unica creatura che si nota tantissimo è il pitone, che almeno se ne sta lì tranquillo tranquillo, visto che c'ha le uova. Fin tanto che non andiamo a rompergli le scatole, di solito non ci attacca lui stesso. Beh, c'è comunque il corso d'acqua qui che è meglio che nulla. E il posto, l'abbiamo trovato, pitone. Ciao pitone, buongiorno. Guarda, ti vengo a rompere le scatole, vediamo un po'. Non ne abbiamo mai ucciso nessuno, ora che ci penso. Dimmi che lo one shotiamo, no? One shotato no, però di sicuro un po' le balle gliele abbiamo rotte. Occhio ragazzi, ragazzi, provate a terrorizzarlo. Buscia via, maledetta creatura del demonio. Aspetta un attimo, cos'è quello, un cavallo o una zebra? Probabilmente una zebra. Ciao bellissima creatura, no, ma fuggi via. Ma porco cane, io una bistecca di zebra l'avrei anche mangiata. Ma vieni con me, ti trasformerò in una bistecca, perché... E niente, scappa via, è una creatura che a quanto pare c'ha parecchio. Oh, pitone più zebra, bel binomio. Vai, intimorisci, intimorisci, no. Speravo di far scattare il filmatone e invece sto posto è pieno zeppo di pitoni. Mi sa che siamo finiti nell'oasi del pitone, neanche a farlo apposta. Luogo in cui è nato anche l'antenato di Rocco Siffredi, lo sanno tutti. Oh oh, pieno zeppo di zebra. Aspetta, aspetta, aspetta. Proviamo ad analizzarle dalla distanza, così sarà molto più facile sconfiggere la paura se le becchiamo tutte in un'unica volta. Ok, le zebre non sono contente, anzi sono abbastanza arrabbiate. Veloce, sconfiggi la paura, perché stavamo finendo completamente la dopamina. Perfetto, ragazzi, state buone. Zebrine, datevi una calmata che vi picchio male alla famiglia, eh. Ma dimmi te, ci inseguono? Ci sono gli animali stalker in questo gioco, una roba incredibile. Beh, abbiamo chiaramente sconfinato nel loro territorio. Ci stanno guardando minacciose dalla distanza. Allora, vediamo di scoprire anche questo nuovo punto, che effettivamente mi sembra un'oasi. Non è un punto molto ben difendibile, ma almeno c'è l'acqua, c'è il cibo e via dicendo. L'oasi dello stagno dell'ippario. Quindi questa creatura probabilmente è un ippario, presumo quindi un antenato del cavallo. Non è malaccio come posto, eh. Come location gli do un 10. Tondo!
mondo tondo. Sì, mi sto cominciando a parlare come il signor Borghese, la cosa è inquietante. E noto adesso in basso a destra che abbiamo massimizzato la quantità di energia neuronale che possiamo accumulare. Tizio, allora tu vedi di difendermi, prendi sto cavolo di bastoncino. E adesso io devo depositare tutto perché mi devo craftare un piccolo giaciglio molto rapidamente. I cavallini golosi stanno sempre tentando di tornare in questo punto perché effettivamente sarebbe tipo il loro nido, eh. Se mi dessero 10 secondi che finisco effettivamente di costruirlo, ecco qua, perfetto. E poi mi levo dalle scatole. Oh, finalmente evoluzione, buongiorno. Allora, io ho già sbloccato un po' dei poteri che avevamo scoperto lo scorso episodio, ma alcune abilità che effettivamente che abbiamo ottenuto quando abbiamo fatto il passaggio generazionale sono ancora ferme lì. Questa è molto interessante. Concentrazione mentale. Dopo il collegamento, avventurarsi in un'area sconosciuta incuterà molta meno paura. Ammetto che adesso la dopamina sta scendendo pericolosamente, quindi è un'abilità che ci tornerà molto utile. Però queste nuove abilità richiedono una quantità di energia neuronale davvero gigantesca. Guardate quanto si sta svuotando l'indicatore in alto a destra semplicemente per attivarmi questa. Mentre invece se sblocchiamo specie dominante, dopo il collegamento l'efficacia dell'intimidazione sarà al massimo, perché ancora qualche animale è ancora bello coraggioso. Pertanto dovremmo riuscire ad intimorirli a sufficienza adesso. E se siamo fortunati ci lasceranno stare. Gioco, è tipo un minuto che sto premendo il pulsante. Questo ha richiesto energia da ben 3 neuroni. Porco cane, queste assolutamente le dobbiamo mantenere nelle generazioni successive. Guardate, con due ho praticamente dimezzato la quantità di energia che avevamo prima. Oh, ma soprattutto con unità del gruppo, dopo il collegamento, i membri del clan saranno in grado di intimorire una minaccia in autonomia. Perché fino adesso aspettavano che lo facessi io. Ma effettivamente, se riusciranno ad intimidire il nemico da soli, voglio dire, non devo star sempre a controllare che non mi facciano boiate. E anche in questo caso l'energia arriva da ben 3 neuroni separati. Oh, è stato difficile, ma credo di aver praticamente spolpato quasi tutto. E siccome adesso i predatori attaccano in continuazione, ho cercato di migliorare la velocità di attacco da parte dei membri del nostro clan, così forse riusciranno a difendersi adeguatamente. Perfetto, non mi resta che craftarmi un bel bastoncino appuntito con cui difendermi. E vediamo di arrivare al primo dei due meteoriti. È letteralmente vicino alla montagna, dovremmo arrivarci nel giro di pochi minuti. Però una prova la devo fare, dai, attaccami, attaccami per favore. Volevo fare uno spiedino di cavallo goloso, niente da fare. Una cosa è certa comunque, a parte il fiumiciattolo centrale e qualche osi qua e là, non c'è letteralmente un litro d'acqua per chilometri, quindi dobbiamo memorizzare la posizione della maggior parte delle osi. Qua ci sono ancora dei cavallini golosi, ma finalmente siamo riusciti a trovare un nuovo meteorite che, a parte essere un oggetto collezionabile, ragazzuoli, non ci possiamo fare niente. Al massimo lo possiamo usare come pietra, perché se ho capito bene non si rompe, ma vabbè, non mi pare l'utilità più grande di sto mondo. E abbiamo trovato il sito del meteorite dei confini rocciosi. Perfetto, vediamo anche di analizzare il meteorite. A posto, sei contento? Possiamo andare avanti, grazie. Qualcuno vuole un meteorite, ragazzi? No, non gli frega niente a nessuno. Vabbè, andiamo avanti. Aspetta un secondo, ci sono numerosi sorgenti sonore. Vediamo un po'. Non una, ma beh, due tigri. Ok, quella zona la evitiamo, ma e passiamo quindi da sotto per cercare di raggiungere il meteorite laggiù. Credo che il fumo dopo un po' sparisca, il che vuol dire che dobbiamo essere veloci o altrimenti ritrovarlo sarà praticamente impossibile. Allora, la tigre è appollaiata sopra quella roccia. Vediamo un po' se io spavento il cavallino goloso e glielo mando incontro. Vediamo un po' se ce la facciamo. Dai, un pochettino più a sinistra. Tigre, datti da fare. Ti ho mandato praticamente il cibo verso di te, ma vergognati. E ovviamente, dato che stiamo esplorando una nuova zona, vengo colto dalla paura, ma la dopamina adesso sta scendendo molto più lentamente. Comunque è scesa parecchio, non c'è che dire, perfetto. Altra conquista evolutiva, hai superato la paura dell'ignoto almeno 15 volte e sono diventato un leader impavido, che bello. Dobbiamo darci una mossa perché la giornata è quasi passata completamente, ma almeno non soffriamo più il caldo. Allora, qui c'è anche una nuova osi, che vuol dire che mi posso anche abbeverare, ma possiamo anche sbloccare un nuovo punto di riferimento. E abbiamo trovato l'oasi della pozza e dello stagno. Cioè, c'è una chiazza d'acqua più piccola e una più grande. Complimenti per la fantasia dei nomi, davvero. Il problema maggiore di queste pozze, più che altro, è che essendo acqua stantia, quindi che non riceve un ricambio continuo, c'è il rischio che effettivamente possa farci male. Ma vabbè, dai, manca pochissimo al meteorite, ce l'abbiamo quasi fatta. Oh, che succede? Ho fatto triggerare un altro filmato, un pitone che si divora un'antilope. Cioè, nemmeno io sono riuscito a ucciderla ancora. Oppure sì, no, mi pare non ci fossimo riusciti lo scorso episodio. Vabbè, che lasciamo che il pitone si mangi l'antilope, perfetto. Ed eccoci qua che abbiamo finalmente raggiunto la zona che ci sbloccherà anche un ulteriore punto di interesse. E abbiamo trovato il sito del meteorite del Kapok singolo.
Aspetta, cosa vuol dire che... Ah, c'è un unico albero di Kapok in tutta la cavolo di savana. Perfetto, non penso ci sia bisogno di analizzarlo. No, 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 siamo a posto. E nel frattempo sono anche calate le tenebre. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Abbiamo esplorato una porzione gigantesca, effettivamente, della savana. E più avanti ci saranno nuovi siti e nuove zone che potremo scoprire nei prossimi episodi. Prima avevo caldo, ovviamente adesso ho freddo. C'è ancora un meteorite in quella direzione. E poi da quello che mi avete detto nei commenti ci dovrebbe essere il mare, un deserto e forse qualche altra zona. Abbiamo trovato tanti nuovi animali, non siamo riusciti a infilzarli di brutto, ma ci possiamo accontentare. Buono, allora per questo episodio è tutto. Se avete qualche suggerimento scrivetelo nei commenti. Lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti. Condividete il video per aiutare il ristorante a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Signor Borghese, mi butti su qualcosa che c'ho fame.